Ecco, se invece il modello è peggio dell'ignorante, l'efficienza diventa negativa. Morale, noi dobbiamo raggiungere il target di avere delle efficienze positive, e in idrologia si dice anche che, insomma, se l'efficienza non arriva almeno a 0,6, vuol dire che il modello fa proprio schifo. Questa è una indicazione di massima. Allora adesso la mia domanda per voi è: andiamo a calcolare l'efficienza della simulazione che abbiamo ottenuto. Ecco, è molto semplice, vediamo di farlo in R, lo facciamo direttamente con un calcolo, quindi facciamo 1 meno, la formula è lì, che cosa? La somma dei quadrati degli errori, quindi facciamo la somma di Q secchia meno Qt elevata al quadrato diviso la somma di Q secchia meno la media di Q secchia elevata al quadrato. Vediamo se ho chiuso tutte le parentesi. No, allora fatemi vedere quale mi sono scordato, forse se mi va bene. Aspettate, questo... ah no, 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 sì, questo è chiuso. Proviamo ad aggiungere una parentesi qua e vediamo cosa succede. No, allora, torniamo indietro. Allora, 1 meno, somma. Aspettate un secondo che pulisco e riduco, perché sennò qua... Boh. Vediamo quale parentesi mi sono scordato. Più 7 meno Qt, lo elevo al quadrato e faccio la somma. Questo dovrebbe andare bene. Allora, ah ok, qua mi mancava questo. Niente. Ah, Qt, qual è il problema? No, non è Qt, è PR4. PR4. Ecco, è 0,55. Quindi diciamo che non è un gran modello. E in effetti lo si vedeva anche a occhio che non è un gran modello. Molto bene, questo è quanto per questa prima volta. Poi la prossima esercitazione vedremo di introdurre un modello più complicato, che prima però vi introdurrò in teoria, d'accordo? Molto bene.